tanto, quindi è sempre stato un grande fan dell'hockey, un sport che mi affascinava sempre e poi con lui ci siamo avuti una bella amicizia, ho visto qualche partita, lei è venuto a vedere qualche partita, quindi ci è venuto questa idea che possiamo tutti e due crescere, per me è la prima esperienza in un nuovo campo, come dicevi, però comunque alla fine è un sport di squadra e proviamo a crescere insieme. Ecco, come membro del CDA che cosa puoi portare al club e alla squadra? Alla fine faccio l'ambasciatore del Lazio Lugano dello sport e poi anche molto importante le esperienze che ho fatto in vari club tipo medico eccetera eccetera dove si possono sviluppare tante cose e poi come ho detto prima vedremo come poi il passo si finisce per aiutare entrambe le parti. Michi è sempre stato tifoso della Juve, tu sei sempre stato tifoso del Lugano. Io sono cresciuto, a Lucerna, soltanto spesso andato a vedere il Zoo, quindi il primo amore è stato il Zoo, però il nuovo amore è bianco e nero, il colore conosco molto bene. Parlate tanto di calcio, tempo? Parliamo spesso anche del calcio, sì, perché comunque bisogna anche trovare le sinergie tra squadra calcio e hockey e poi con la Juve, perché c'è la stessa squadra, stessi colori, azzurro. Non è la prima volta che viene qua, sei già stato visto almeno un paio di occasioni. Sì, certo, ma mi piace con l'arena molto, anche visto l'ambiente, la condizionale contro il Berna, era pazzesco, è impossibile come in Italia si vive il calcio, il sport. E questo mi piace tanto, poi come ho detto l'hockey conosco già da piccolo, seguo da tempo, quindi è una cosa che mi piace molto e ora faccio i primi passi per crescere anche in un settore nuovo. Dicevi che giocavi da piccolo, ma con gli amici oppure hai cominciato? No, con gli amici. Ah, con gli amici. Non ero tanto bravo, quindi. Tu sei uno di quei calciatori, quegli sportivi che si sta dando da fare nel dopo carriera, insomma, non ti sei trovato spiazzato quando hai smesso? E no, ero preparato comunque, sapevo fin quando voglio giocare, anche se tutto il corpo, fin quando riesco a stare su alti livelli, poi una volta ovviamente potevi continuare, però conoscendo quello che hai fatto, la paura che hai avuto, poi con gli anni comunque è stata frustrante. Mi sono preparato e poi ho avuto quella opportunità, o ce l'ho quella opportunità a fare grandi cose qui, a crescere insieme e fare delle esperienze che per me sono completamente nuove. Avrei dato un'occhiata anche alla Svizzera ieri. Ieri ho visto poco, i primi minuti, quindi poi ho detto bellissimo, quindi non devo soffrire niente, sono molto felice per i miei ex compagni, è importante di ripartire subito dopo quel periodo difficile con Covid eccetera eccetera, comunque è un bel inizio. E partire bene una campagna è fondamentale, soprattutto in un gruppo a 5 squadre. È fondamentale poi soprattutto contro i piccoli devi vincere, era una partita per non mai facile, soprattutto fuori casa, poi il clima, poi visto che non ti hai visto da tanti mesi, quindi molto importante e molto convincente anche la prestazione, quindi top. Riporto un attimo sull'hockey, hai qualche amico del giocatore di hockey? No, purtroppo no, però voglio un po' anche vedere, questa è un'altra cosa che mi interessa, come preparano loro la partita, come anche se non riesco nel settore sportivo, però per crescere per me è anche importante vedere negli altri sport come un giocatore si prepara per una partita, per una stagione, certo, quindi sono mille esperienze, mille cose da vedere e non vedo l'ora di partire.